Marzo 1821 è un'ode patriottica composta da Manzoni in occasione dei moti piemontesi, quando sembrava che l'esercito sardo stesse per varcare il Ticino per liberare la Lombardia dal dominio austriaco. La poesia esprime gli ideali risorgimentali e la speranza di un'Italia unita e indipendente. Il componimento si apre con un'atmosfera di attesa e speranza, evocando l'immagine del fiume Ticino come confine artificiale che divide un popolo naturalmente unito. Manzoni sviluppa il tema dell'unità nazionale attraverso l'idea che l'Italia sia una nazione predestinata da Dio all'unità, nonostante le divisioni politiche imposte dagli stranieri. La lingua è alta e solenne, ma al contempo chiara e vibrante di passione civile. Il poeta utilizza metafore e similitudini che richiamano la natura e la storia per sostenere la legittimità dell'unificazione italiana. Particolarmente significativa è l'immagine della gente che libera tutta esser Dee. La dimensione religiosa si intreccia con quella politica. La lotta per l'indipendenza è vista come parte del disegno provvidenziale. Il poeta vede nel desiderio di libertà e unità nazionale un diritto sacro, voluto da Dio stesso. La conclusione, sebbene i moti fallirono, mantiene una forte tensione morale e una fiducia incrollabile nel futuro riscatto dell'Italia.